Rosetta non smette di parlarci. La sonda in orbita a 522 milioni di chilometri da noi, intorno alla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, invia dati che si annunciano rivoluzionari. Grazie al suo lavoro si è riacceso il dibattito su come l'acqua sia arrivata sulla Terra. Finora le teorie sostenevano che l'acqua, elemento indispensabile alla vita, fosse arrivata sul nostro pianeta grazie a comete e asteroidi provenienti da zone lontane esterne al Sistema Solare. Ma le osservazioni di Rosetta hanno rimescolato le carte in tavola. L'acqua presente sulla Terra è di una qualità diversa rispetto a quella osservata da Rosetta sulla cometa 67P, in particolare a differire dalla composizione isotopica. L'ipotesi si era già insinuata nella comunità scientifica fin dagli anni Ottanta, quando le osservazioni della cometa di Halley avevano suggerito l'incompatibilità dei due tipi di acqua. Le speranze erano riposte in 67P perché ha una provenienza più interna al Sistema Solare, ma non c'è stato niente da fare, l'acqua non è la stessa, ha sentenziato Rosetta. Questo significa che probabilmente l'acqua è arrivata sulla Terra con dei veri e propri bombardamenti di meteoriti. D'altronde, ricorda Matt Taylor, responsabile scientifico della missione dell'ESA, sapevamo che le analisi in situ di Rosetta avrebbero portato grandi sorprese sulla comprensione del Sistema Solare. Sorprese che gli scienziati visionari che idearono la missione più di 20 anni fa potevano solo sognare e che oggi sono realtà grazie allo sforzo congiunto dei paesi europei riuniti nell'ESA. L'ambasciata francese in Italia ha celebrato questa collaborazione con una mostra inaugurata a Palazzo Farnese. Ma non solo visionari, ma io ancora adesso penso che quando all'inizio abbiamo incominciato a pensare a questa cometa non fossimo nel pieno delle nostre facoltà mentali, perché intanto era andare così lontano, un viaggio lunghissimo avvicinare la cometa, ma soprattutto l'Europa non aveva mai fatto l'atterraggio su un corpo celeste e quindi qui abbiamo provato nelle condizioni più estreme, più terribili, quindi è stato un grande successo anche per questo. Resterà nella storia della scienza, nella storia della tecnologia e nella storia dell'umanità, perché noi abbiamo dimostrato che si può lavorare insieme e anzi in tanti anni, tutte le volte che c'era un problema, tutti abbiamo cercato di risolverlo insieme e quindi siamo riusciti. Qual è stato il momento più difficile di questi anni, dal 2004 ad oggi? Il primissimo momento difficile è stato quando il lancio è stato posticipato. Noi dovevamo partire nel 2003, questo ha voluto dire cambiare una parte della programmazione della missione, perché la cometa che dovevamo avvicinare, Virtanen, non ci ha aspettato, quindi noi abbiamo dovuto riprogrammare. Abbiamo avuto, se vuole, dei problemi tecnici in certi momenti, ma come le dicevo tutti insieme li abbiamo superati. Come avete fatto a scegliere proprio la cometa 67P? Ce l'hanno data, era la cometa l'unica che potevamo raggiungere avendo posticipato di un anno e senza stravolgere completamente la missione, quindi ci è toccata, non è una bella cometa ma insomma oramai ci siamo affezionati. Il messaggio della missione Rosetta è chiaro, insieme si vince. È una missione nata insieme all'Europa e dall'Europa sviluppata nel corso di tre diversi decenni, a cavallo del secondo millennio. Il successo della cooperazione può essere un messaggio anche per la politica. C'est une question difficile, mais moi j'aimerais et je pense que oui, parce que si on réfléchit à ce qui a fait le succès. Mi piacerebbe che fosse così e credo che lo sia, commenta l'ambasciatrice francese in Italia, Catherine Colonna. Se riflettiamo sui motivi del successo europeo di Rosetta, un successo unico al mondo, troviamo l'attenzione verso l'avvenire, la volontà, il saper fare insieme anziché ciascuno per conto proprio. Se ci pensiamo, questi tre assi possono funzionare anche per l'europolitica. Una missione storica come Rosetta è costata all'Europa 1,4 miliardi di euro, un contributo annuo da 20 centesimi a persona e adesso è il simbolo delle nostre capacità scientifiche e tecnologiche. Sono convinto che questa ricerca e sviluppo sono veramente il fondamento del nostro sviluppo economico, tecnico e dunque economico. E per questo Rosetta è un esempio perfetto di quello di cui abbiamo bisogno, far progressi per quanto riguarda la tecnologia e approfittarne anche economicamente. È possibile soltanto se lo facciamo insieme. Importante è stata la partecipazione italiana alla missione Rosetta, sia a livello scientifico e tecnologico che industriale. La mostra in particolare ricorda quattro gioiellini made in Italy, gli strumenti Giada, Virtis, Osiris e SD2. Una dettagliata descrizione di questi strumenti ce l'ha fornita Enrico Flamini, astrofisico e chief scientist dell'ASI. Abbiamo due strumenti a guida scientifica italiana,
Uno si chiama Giada ed è un misuratore di polveri che è capace di misurare sia la quantità che la massa che l'energia delle polveri. E l'altro è Virtis, è uno spettrometro d'immagine nel visibile e nel vicino infrarosso, ovvero uno strumento che è capace, guardando un oggetto, di farne la fotografia e per ogni pixel di darci lo spettro e quindi il contenuto in termini di materiale. I due strumenti sono stati progettati e realizzati in Italia dall'industria spaziale italiana, con un forte contributo, come sempre, anche da parte dei nostri partner stranieri. In particolare su Giada abbiamo un contributo spagnolo significativo e su Virtis un contributo tedesco e francese. L'altro strumento, sempre sull'orbiter, è Osiris, in particolare la Wide Angle Camera, ovvero il grand'angolo di Osiris, mentre la Narrow Angle Camera, cioè il teleobiettivo, è stato fatto tra Germania e Francia. La Wide Angle Camera l'abbiamo fatta interamente in Italia. In Italia con il contributo questa volta fondamentale, anzi la guida e la progettazione tecnologica di un istituto di ricerca che è il CISAS dell'Università di Padova, che ha anche progettato lo shutter, l'otturatore, che è un elemento essenziale per poter operare in così diverse condizioni di illuminazione come ha la cometa. Sul lander è stata un po' più complicata la storia, perché da una parte abbiamo il drill e il distributore dei campioni, che nascono da un'idea di un progetto sperimentale che portavamo avanti in Italia, nell'Agenzia Spaziale Italiana, nel laboratorio di robotica di Matera all'inizio degli anni 90, che abbiamo portato in ambito europeo, proponendo al consorzio di File di sostituire lo strumento iniziale, che era sostanzialmente un cucchiaio di prendere campioni dalla superficie, con qualcosa di molto più sofisticato, ma che avrebbe voluto prendere campioni da sotto la superficie. Convinti i nostri, facilmente peraltro, i nostri colleghi, abbiamo individuato nella professoressa Finzi la persona ideale per poter migliorare questo progetto iniziale, per poterlo realizzare insieme all'industria italiana di nuovo e per poter soprattutto condurre su un arco di tempo così lungo con un team solido tutta la parte scientifica ed esperimenti. Rosetta prosegue il suo cammino verso il Sole. È previsto per il 13 agosto 2015 il passaggio a 183 milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella.